Io personalmente ho 3 figli adolescenti, tutti e 3 vaccinati, quindi non, ecco, mi rendo conto che alcuni non la pensano così, però credo che, anche perché sono vaccini davvero di una sicurezza straordinaria. È molto chiaro il professor Silvestri, punto di riferimento mondiale tra i grandi studiosi di vaccini, capo dipartimento di patologia all'Università di Atlanta, direttore della divisione di microbiologia e immunologia e insignito dalla Regione Marche con il Picchio d'Oro. Limiti come scienziato sicuramente mi ritroverete, ma come padre penso di insomma, sapere quello che è il bene dei miei figli e se li ho vaccinati tutti e 3, insomma è segno che non avevo nessuna paura di alcun effetto collaterale. Ecco. Quello lo dico proprio da padre, non da prof o da scienziato. Quindi questo è il messaggio che lancia Novax? Sì, anche questo. L'altro messaggio è che abbiamo usato queste forme di restrizioni, chiuso le scuole, chiuse, abbiamo fatto cose che hanno creato tanti danni appunto perché volevamo salvare i nostri vecchi, volevamo mantenere i nostri ospedali funzionanti, insomma è una situazione del genere, adesso abbiamo la via d'uscita, no? Non la prendiamo perché? Perché abbiamo paura che di cose per le quali non c'è nessuna evidenza scientifica, insomma vera. Ecco. Lei in generale cosa ne pensa della politica sanitaria italiana? No, next question, prossima domanda. Non ho la competenza. Il professor Silvestri è stato uno dei primi in assoluto ad aver usato gli anticorpi monoclonali nella lotta al Covid ed è categorico nei riguardi delle cure domiciliari precoci per il Covid. Quello è un tipo di cura che anche il Remdesivir ha una sua logica, un suo utilizzo, una sua evidenza di risultato. Queste fantomatiche cure domiciliari precoci a base di farmaci che non si capisce bene quali siano, alcuni dei quali tipo la clorochina che non hanno efficacia dimostrata, altri che non hanno nemmeno un razionale particolare per funzionare come farmaci antivirali. Tra l'altro è un fenomeno tipicamente italiano, cioè questa, insomma io vivo e lavoro negli Stati Uniti, non dirigo un enorme dipartimento in uno dei centri ospedalieri universitari più grandi d'America, Atlanta, Emory University, e nessuno parla di queste cure domiciliari precoci, è un fenomeno un po' come di Bella, no? Sono quei fenomeni purtroppo italiani che si sviluppano.